Fra qualche mese si andrà al voto, ma le vicende degli ultimi giorni hanno cambiato gli scenari politici nella città di Cosenza e quello che sarà l'avvicinamento alle prossime elezioni. In tanti sono intervenuti, ma sono state quasi tutte considerazioni di natura politica. In occasione della festa patronale, invece, sulla questione è intervenuto anche il vescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè. Un invito a tutti, soprattutto ai cristiani, a partecipare attivamente alla vita della città anche attraverso questo gesto alto di democrazia. Il commissario che ringraziamo è un'eccezione. La democrazia normale è la partecipazione, l'elezione. Non possiamo pretendere o giudicare senza essere protagonisti in qualche modo delle vicende che ci appartengono. E poi vorrei invitare i candidati, tutti, indistintamente, a fare della politica un atto di amore alla città e ai suoi cittadini. Se possibile, uscite dalle logiche esclusivamente partitiche e individualistiche per entrare in una competizione politica che metta al centro la persona, il bene di tutti, il rispetto della legalità, la cura dei più deboli e delle periferie geografiche ed esistenziali della nostra comunità. L'amministratore, chiunque esso sarà, una volta eletto, è chiamato a volare alto. Non può accontentarsi di camminare a testa bassa. Solo dall'alto di una statura morale, politica e di civiche virtù si può avere uno sguardo completo e limpido, onesto e partecipativo sulla comunità che si è chiamati a servire, perché dall'alto si vede il tutto e si respira aria pulita.